puntualissimi, ore 21, torna Sei al calciomercato, quinto appuntamento stagionale con il format che la redazione sportiva di TV6 ha voluto dedicare a quelle che sono le trattative del mercato, ma anche ai ritiri, insomma a tutte le fasi di avvicinamento alla stagione del calcio che ormai è prossima ad iniziare. E questa sera parleremo al solito, cominciamo a parlare del Pescara come di solito facciamo, però forse in minor parte rispetto alle precedenti puntate, perché vogliamo dare più spazio a Lega Pro e soprattutto e a Serie D, ma nel corso della puntata vedrete, restate con noi perché c'è tanta carne al fuoco. Come al solito con me questa sera William Carosella, direttore di Tele9. Buonasera William, ritrovo un amico, uno stimato professionista, Alessandro Battisti, direttore sportivo del Chieti, anzi responsabile dell'area tecnica. Adesso direttore sportivo. Già, grazie per le tue parole. Direttore sportivo, fra un po' diciamo anche il perché da adesso possiamo chiamarti direttore sportivo. E poi c'è Jacopo Forcella che questa sera non è in redazione ma è qui con noi in studio. Grazie Jacopo per essere qui con noi. Ciao Massimo, buonasera anche agli ospiti. E Jacopo chiaramente ci darà tutte le ultimissime di mercato, dalla B ma a scendere un po' le curiosità di tutti i campionati. E la giornata di oggi è importante perché nel torneo di B, comincia a muovere i primi passi reali. È stato presentato oggi ufficialmente il calendario della seconda serie nazionale. Il Pescara farà il suo esordio al Bentegodi di Verona. Vediamo già con il supporto della grafica, ne approfitto allora per ringraziare in regia Gilberto Marinozzi, questa sera è supportato dall'ottimo Roberto Gallier, in studio alle camere c'è Silvia Gentile, grazie. Lavorare ad agosto per un emittente locale non è proprio semplicissimo, soprattutto per mettere in piedi una trasmissione come la nostra che richiede, vi assicuro, parecchio lavoro. Detto questo, torniamo al calendario in grafica. Tutta la prima giornata velocemente a Scolitorino, si comincia il 27 agosto, ci siamo, poco più di 20 giorni. Bari-Varese con una delle retrocesse dalla Serie A, Brescia-Vicenza, Cittadella Albinoleffe, Crotone-Livorno, Empoli-Juve-Stabia, Grosseto-Gubbio, Regina-Modena, Sampdoria-Padova, ed è probabilmente il match clou di questa prima, Sassuolo-Nocerina, Verona-Pescara. Andiamo subito anche con la seconda, poi commentiamo anche con gli ospiti. Si gioca dopo soli 3 giorni, quindi 27 agosto, poi di nuovo in campo martedì 30. Albino Leffe e Grosseto, Gubbio Ascoli, Juve Stabia Verona, Livorno Sampdoria, via via un po' tutte le altre. Il Pescara che all'Adriatico riceve l'Empoli, seconda giornata che è identica per il Pescara a quella della stagione passata, soltanto a campi invertiti. Il Pescara giocò ad Empoli l'anno scorso. Allora rientriamo in studio, coinvolgo da subito William Carosella, parliamo subito del Pescara, poi magari parliamo della B di questo calendario. Verona, torniamo, sembra, gli amici di Verona. Sembra fatta apposta praticamente questa partita, perché loro aspettavano di incontrarci nuovamente. La vendetta. Ci sono riusciti. E noi però abbiamo dalla nostra la bellissima vittoria con gol di Ganci che ci consentì di andare in Serie B. Per quanto riguarda il calendario, si tratta di interpretarlo, ognuno lo fa come gli pare, però l'anno scorso ricorderai all'inizio subito Siena, Empoli fuori casa, ma sì, partite, vabbè, già Atalanta. Atalanta poi. Sì, sì, certo, però vedi, conta poco. Io credo che la cosa più importante, non riguarda soltanto il Pescara, è il fatto che in 7 giorni bisogna giocare 3 partite. E la cosa è veramente dura perché
Le squadre sono alcune squadre, non tutte, chiaramente sono ancora un po' imballate. Fa caldo? Sì, col caldo che c'è, diciamo che la difficoltà maggiore è proprio questo inizio di campionato con 3 partite in 7 giorni. Alessandro, è d'accordo tu l'esamina? Condivido totalmente, proprio perché ecco, il calendario quando esce è sempre un po' una curiosità di vedere, sai, la prima, la seconda, le trasferte, le doppie trasferte, quindi anche perché sulla carta un po' diciamo che lascia il tempo che trova qualsiasi tipo di analisi. Quello che invece ha fatto giustamente notare è che si inizia con 3 partite in una settimana e questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione, perché 3 partite, qualora andassero bene, potrebbero già rappresentare un buon margine. Qualora invece andassero male per altri motivi, potresti già trovarti tra virgolette ad arrancare, anche se questo sono un campionato di 42 partite, penso che poi alla però fine... tempo 8 giorni, certo, se le cose dovessero andare, certo, tutto male, soprattutto in piazze magari dove le aspettative sono tante, in piazze dove ci si aspetta un immediato ritorno nella massima serie, quindi sai, sicuramente è un inizio molto 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 faticoso per tutte. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella, perfetto, dalla regia ci mostrano, no, perfetto che... non tanto, perché Regina Pescara, Juve Stabio Pescara, mi pare che non possa giocare 2 partite il Pescara. Questo è il calendario del Pescara? Sì. Solo il Pescara, tutte le partite del Pescara, William. Stavo guardando e pensavo che fosse. Abbiamo scorporato tutte le partite del Pescara, perché non potevamo mica proporre. Abbiamo proposto le prime 2 giornate in toto. No, io poi pensavo che fosse la terza giornata, capito? Ok, ci siamo capiti. Queste sono le 42 partite del Pescara, o meglio 21, perché poi vanno replicate a campi invertiti per il girone di ritorno. Quindi vediamo che si parte con Verona Pescara il 27, poi il 30 e il 4 concludiamo la prima settimana con la trasferta al Braglia di Modena, poi arriva il Crotone, 2 trasferte di fila su campi per niente facili, quelli del sud per definizione lo sono, Regina, Juve Stabia, Albino Lef, poi si va a Sassuolo, Cittadella, a Brescia dove si ritrova l'amico ed ex Iaconi, poi c'è il derby con l'Ascoli, siamo arrivati al 22 di ottobre, guardiamo la seconda schermata con la seconda parte. Per quanto è lungo e corposo il campionato di Serie B, abbiamo difficoltà con le grafiche a inserire tutto. Poi si ritrova questa trasferta di Bari, che per il Pescara insomma ha sempre significato qualcosa di particolare, il Varese, Livorno, e poi la parte finale, che probabilmente è quella più difficile del cammino dei biancazzurri di Zeman, il Padova, che sappiamo come ha concluso la scorsa stagione, la neopromossa Gubbio nelle 2 consecutive, poi Vicenza in trasferta, Grosseto, e qui poi arriva il difficile con 2 partite di fila, Torino e Sampdoria, e si chiude con un'altra neopromossa, Nocerina. Adesso ci vuole tempo anche per ricordare un po' tutte le tappe. Allora chiedo proprio a Jacopo se quali sono le squadre che sulla carta sono favorite e rapportate al cammino del Pescara, come possiamo valutare? Cioè quando arrivano gli scontri? Ma guarda Massimo, stavo facendo una rapida riflessione riguardo proprio al campionato del Pescara. Fino alla 9ª giornata, quindi fino a Pescara Cittadella del 9 ottobre, possiamo dire che il cammino del Pescara, a parte Regina, Reggio Calabria e Verona la prima, che sono campi difficili per condizioni ambientali, ovviamente può essere anche definito non troppo difficile. Il problema arriverà dal 15 ottobre in poi, perché Brescia, poi Ascoli, che è inutile negare l'importanza di quello che è un vero e proprio derby, poi il Bari, il Livorno, il Padova, l'intermezzo del Gubbio, poi il Vicenza, il finale con Torino e Sampdoria, quindi sostanzialmente bisognerà centellinare anche le forze, pensando che soprattutto non tanto nel girone di andata dove si va a scollinare, ma quanto nel girone di ritorno in cui ci sono degli obiettivi importanti alla fine del campionato, i punti
i punti pesano di più. E soprattutto a quelle in quelle ultime giornate è inutile negarlo, Sampdoria e Torino alla terz'ultima e alla penultima si staranno probabilmente giocando il campionato, quindi sicuramente non regaleranno nulla al Pescara. Il Pescara, se vuole centrare degli obiettivi, deve comunque fare quasi tutto prima della terz'ultima giornata del girone di ritorno, prima quindi di Pescara-Torino. Ovviamente le squadre più importanti e le squadre favorite sono queste due. A proposito di Sampdoria, non è assolutamente un inizio facile per i blucerchiati, perché avranno Sampdoria a Padova alla prima e poi vanno subito a Livorno. Tanto quindi, per capire come la B. Esatto, esatto. Quindi è chiaro poi che l'organico a disposizione del tecnico Azzori è di primissimo livello. Tra le altre cose, oggi Garrone ha annunciato anche Manninger in porta, quindi rimane Palombo. È chiaro che la Sampdoria è la squadra da battere, e dopo la Sampdoria forse a braccetto c'è il Torino, poi vengono tutte le altre. Io vedo molto bene il Padova, ne abbiamo parlato anche durante le scorse puntate, sta facendo davvero una rosa di primissimo livello e potrebbe essere solo un centimetro dopo Torino e Sampdoria. William, partire forte? Guarda, io credo che queste valutazioni poi spesso vengono... Le facciamo per essere smentiti. Sì, vengono tutte smentite perché la realtà poi si dimostra diversa. E l'anno scorso in particolare le due promosse, come anche il Pescara, avrebbe potuto accedere ai play-off in maniera, diciamo, poco prevedibile. Sì. Il Novara e il Varese hanno fatto i play-off. Quindi, al di là della valenza dei nomi di queste squadre e anche dell'organico di cui faceva cenno Jacopo, poi il campionato riserva sempre delle sorprese. Il Pescara, non dimentichiamo, perché noi facciamo discorsi valutando il Pescara come se fosse il secondo anno di Eusebio Di Francesco, in che senso? Che non è una squadra questa di Zeman, già collaudata l'anno scorso con dei ritocchi fatta in maniera tale da poter competere in maniera più giusta quest'anno. Quest'anno è una squadra esordiente, quella di Zeman, quella del Pescara, per cui azzerati credo tutti, insomma, che non dovremmo farci tante illusioni. Poi i miracoli possono succedere, per carità, però non dimentichiamo che in un campionato difficile come quello della Serie B, e Alessandro me ne può dare atto, diciamo che il Pescara è una squadra giovane, è composta da giovani, e quindi è un grosso punto interrogativo questa squadra, al di là della valenza di Zeman, che sicuramente è un ottimo allenatore e potrebbe anche fare il miracolo, però si rischia anche. State attenti. Volevo un attimo fare un break, perché leggevo, non so se anche tu Jacopo leggevi la stessa notizia mia, cioè ci sono dei deferimenti. Il procuratore federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla direzione distrettuale antimafia, quindi parliamo di cose serie, molto serie, della procura della Repubblica, del Tribunale di Napoli, ha deferito la Juve alla commissione alla disciplinare la Juve Stabia a titolo di responsabilità oggettiva e presunta, il Sorrento a titolo di responsabilità diretta. Quindi c'è un aggravante ed oggettiva, e i seguenti tesserati: Cristian Biancone, William, sì, ricorderai, ricordiamolo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sorrento Calcio, Vitangelo Spadavecchia, e anche questo portiere che ricordiamo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Sorrento, Roberto Amodio, o Amodio che dir si voglia, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Juve Stabia, e Antonino Castellano, presidente del Sorrento. Chiedo proprio a Jacopo se è possibile di proprio trovare anche le motivazioni, cosa c'è dietro questo. Una notizia che adesso abbiamo un po' di difficoltà a commentare, perché l'abbiamo è un deferimento, è stata appena, non è che appena battuta.
deferimento, ma su indicazione del Tribunale di Napoli con la direzione distrettuale antimafia, quindi non sappiamo cosa c'è dietro, magari fra un po' Jacopo sicuramente ci dirà qualcosa di più, perché con le agenzie e tutto il resto, parliamoci chiaro, è la punta dell'iceberg, perché diciamo, cronaca lo dobbiamo prima di allora continuare a parlare di questa, abbiamo fatto un break davvero, continuiamo a parlare di quella che è la Serie B, il mercato. Come diceva William, possiamo parlarne in abbondanza, però alla fine non troveremo una quadra, perché parliamo di cose che non sappiamo. Secondo te quest'anno il Pescara, con la rosa costruita e ancora un po' da ultimare, diciamo, lo possiamo collocare dove? Ma io credo, per quanto riguarda il campionato di Serie B, è vero che sulla carta ci sono degli organici magari che possono essere più consistenti, più idonei forse per ambire immediatamente al salto di categoria, però io ritengo che questo sia un campionato dove l'importanza e lo spessore dell'allenatore sia fondamentale. Perché questo è un campionato che negli anni, secondo me, si è sempre più specializzato nell'essere una fucina e una vetrina di ragazzi e di talenti. E secondo me la mano dell'allenatore in un campionato lungo 42 giornate è fondamentale. E penso che anche il Varese e il Novara dello scorso anno possono essere degli esempi abbastanza eclatanti di questo. E secondo me, ecco, io proprio per questo motivo ritengo che il Pescara, insieme ad altre squadre, avendo un allenatore che ha sicuramente qualcosa di importante da trasmettere e da dire ai propri giocatori, possa sicuramente far bene. Ed è proprio per questo motivo, mi ripeto, che secondo me penso che una delle sorprese di questo campionato potrebbe essere la Nocerina, perché io ritengo che Auderi sia attualmente l'allenatore più bravo che esista, diciamo, fra quegli emergenti, anche se io lo reputo più bravo in assoluto, e quindi ritengo che la Nocerina e il Pescara potranno fare sicuramente un ottimo campionato. La Nocerina, correggimi se sbaglio, è un gioco particolarmente offensivo, però diverso da quello di Zeman. Sì, perché lui gioca con la difesa a 3. Gioca con la difesa a 3, è un gioco molto offensivo, però la bravura di questo allenatore è quella di essere riuscito a trovare un equilibrio importante. La Nocerina l'anno scorso comunque è stata una delle difese meno battute, quindi questo dimostra la validità di un allenatore che, oltre ad aver vinto i campionati sul campo in Serie C, lo ha fatto sempre evidenziando un grande calcio. E poi c'è Ivano Pastore che è sicuramente un professionista di primo livello e lo ha dimostrato quest'anno e anche gli anni precedenti. Io ritengo che la Nocerina possa... Un po' come te. No. Perché posso dire un po' come te? Perché una carriera da calciatore, lo stesso ruolo. Certo, pure lui aveva i piedi molto migliori dei miei. Però, comunque difensore centrale, poi appese le scarpette al chiodo, questo tipo di carriera. L'età non lo so, però credo sia... Credo che sì, sono 70, sì, un anno più di me probabilmente, credo, ma non quindi, vorrei sbagliarmi. Perché il parallelo lo trovo. Poi tu ti sei, ecco perché prima dicevamo, direttore sportivo a tutti gli effetti, ti sei diplomato / laureato, come che cosa dobbiamo dire? Laureato, diciamo, diplomato? Quello è un corso che praticamente con il quale acquisisci il diritto di iscriverti nell'elenco speciale dei direttori sportivi. Quindi 110 e lode. Sì. Scusatemi, insomma. No, quindi... Sono stato... Complimenti. Grazie. No, ma sono stato contento perché è stata un'esperienza bellissima. Fresca poi. Sì, no? Fresca, a maggio. E l'ho condivisa, c'era anche Ivano appunto a prendere il patentino con tanti altri, c'era Luca, Leone e tanti altri ragazzi, che veramente è stato un gruppo eccezionale ed è stata veramente una bella esperienza, perché l'ho affrontata proprio con partecipazione, con coinvolgimento, e mi fa molto piacere di aver ottenuto un voto alto, più che altro. Sì, per quanto riguarda, fa sempre piacere, però perché è stata apprezzata un po' il percorso fatto, ma soprattutto la tesi che l'associazione dei direttori sportivi mi ha pubblicato, quindi è ancora un motivo di vanto per me incredibile. Apriamo sul Chieti, poi ci torniamo abbondantemente tra un po', quindi tu neo direttore sportivo con un corso appena fatto, Silvio Paolucci si è appena laureato
tecnico di prima, insomma, le premesse, le professionalità ci sono. Certo. Poi siamo dei pivelli, quindi giovani ma preparati, giovane con due però è che è vero, però siamo persone motivate, come ma quella io penso che la motivazione sia un po' il comune denominatore di questa squadra, di questa società. Sia io che il mister abbiamo tanto da metterci, quindi siamo appena all'inizio di un lavoro dove metteremo, eccolo, veramente tutto quello che abbiamo. Queste sono le immagini proprio credo della presentazione del tecnico, ma siamo arrivati alla primo stop, dobbiamo mandare il primo contributo pubblicitario, restate con noi perché al ritorno abbiamo una dichiarazione di Abete freschissima appena arrivata qui in redazione proprio dopo i calendari presentati in questa mattinata. Tra pochissimo restate con noi. Di nuovo in diretta, vi avevo promesso l'intervista al presidente della FIGC Abete, 4 minuti, ascoltiamola. Siamo. Si è delineata la Serie B, la federazione presenta ancora una volta come in occasione dei calendari di Serie A, si parte con che clima? Si parte per quanto riguarda la Serie B con una forte capacità di progetto, con l'attesa naturale di quelle che saranno le valutazioni della giustizia sportiva relativamente al procedimento che domani ha il suo primo atto in sede di commissione disciplinare, con la convinzione che questa realtà presenta delle città importanti, talché la federazione con la nazionale A e con l'Under 21 sarà a Bari e a Varese per la prima partita amichevole, diciamo, della stagione 2011-2012 della nazionale maggiore dell'Under 21, con tanti buoni propositi e con naturale aspettativa di grandi club di riprendere la posizione in Serie A. A proposito di giustizia sportiva, c'è stata un'istanza presentata dalla Sampdoria per avere chiarezza in merito al possibile ripescaggio in Serie A e poi insomma si prevede anche la possibilità di un allargamento della Serie A a più squadre. Qual è la posizione della federazione? Ma il problema dell'allargamento non esiste, non è mai esistito. C'è la logica di essere prudenti nella valutazione delle situazioni che afferiscono i club e i tesserati, che è nel pieno un procedimento di giustizia sportiva, quindi attendiamo di vedere gli esiti di questo procedimento di giustizia sportiva e poi al di là delle naturali, legittime, doverose aspettative di tutti quanti i club che possono risultare interessati, c'è un sistema di regole, per quanto riguarda la federazione è molto chiaro, però questo sistema di regole poi sarà attivato soltanto nel momento in cui ci fossero delle situazioni negative per determinati club. Penso che sia dovere di tutti quanti noi, in primis della federazione, di essere garantisti al 100% e di attendere con tranquillità quelle che sono le valutazioni che faranno gli organi di giustizia sportiva. Si è concluso l'iter della giustizia sportiva invece per quanto riguarda la revoca eventuale dello scudetto all'Inter e la Juventus attraverso Andrea Agnelli con qualche polemica ha detto che continuerà a farsi valere anche in sede di giustizia ordinaria. Come valuta il comportamento della Juventus? Ma che ogni club, i grandi club, hanno naturalmente tutto il diritto di seguire gli iter che ritengono utili, opportuni, necessari nel rispetto del quadro della normativa sportiva a cui tutti quanti ovviamente i club sono tenuti. Per quanto riguarda il Consiglio federale si è espresso con estrema chiarezza il 18 di luglio e quindi per quanto riguarda il Consiglio federale la decisione è stata assunta. Penso che la federazione abbia deciso di rispettare le regole e quindi di considerare
all'interno degli organi di giustizia sportiva ogni titolarità a modificare eventuali situazioni afferenti le classifiche di campionato, ma mi sembra che ormai per quanto riguarda appunto il Consiglio federale la risposta ci sia stata chiara, serena, naturalmente come tutte le risposte può non essere o gradita o comunque condivisa, ma questo fa parte della logica normale di ogni decisione. Ancora convinto che Massimo Moratti avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione? Ma è un problema che per noi è chiuso, nel senso che noi dobbiamo avere una grande capacità di proiettarci anche in una dimensione di futuro, di progetto, perché è naturale, è all'interno di ognuno di noi la dimensione di guardare al passato, di rivendicare delle posizioni che riteniamo giuste, però la federazione in primis e i soggetti istituzionali devono cercare di dare uno stimolo e anche il buon esempio per cercare di proiettarsi verso il futuro. Abbiamo delle competizioni importanti a livello nazionale, abbiamo necessità assoluta di recuperare una dimensione di competitività dei nostri club a livello internazionale e quindi cerchiamo di proiettarsi nel futuro, perché se non ci proiettiamo nel futuro corriamo il rischio che questa competizione internazionale avrà sempre più difficoltà per i nostri club. Abete oggi intervenuto alla presentazione dei calendari di Serie B, ma si è occupato di altro, soprattutto di politiche, se riesce benissimo. 392-9744-610 è il numero per interfacciarsi con noi. Sono già arrivati dei messaggi, continuate a mandarli in regia, poi provvederanno anche a farcene leggere alcuni, i più significativi. Prima di tornare su Abete, Jacopo, torniamo al break che avevamo fatto prima sui deferimenti di Sorrento e Juve Stabia. Sì. Sì, perché il procuratore federale Palazzi ha deferito alcuni calciatori che all'epoca facevano parte di Juve Stabia e Sorrento, nella fattispecie Biancone e Spadavecchia, nell'ambito di un'inchiesta su alcune partite truccate. Sarebbero due le partite nel mirino, e cioè Taranto-Sorrento del 21 dicembre 2008 e Juve Stabia-Sorrento del 5 aprile 2009. Tra le altre cose, l'indagine della giustizia sportiva prende le mosse da quella penale che portò all'arresto di Cristian Biancone ad ottobre del 2010, sempre con l'accusa di aver alterato Juve Stabia Sorrento del 5 aprile 2009. Insomma, si parla di un coinvolgimento anche di clan camorristici, quello dei D'Alessandro, che opera nello Stabiese. Praticamente in concreto 25.000 euro sarebbero stati assicurati da Biancone a Spadavecchia, che era il portiere all'epoca della Juve Stabia, per alterare il punteggio della partita in questione. Poi ovviamente ci sono anche altri capi di imputazione, poi vedremo se saranno più, c'è usura, spaccio di stupefacenti, però sostanzialmente queste sono le motivazioni principali del deferimento. Non facciamoci mancare niente della serie in questo pallone. William, Abete, alcuni passaggi, domani primi esiti, lui diceva, del procedimento di giustizia sportiva in atto, insomma, calcio scommesse, ultima edizione, che cosa ha detto Abete? Ha detto che non ci sarà un allargamento, che la Sampdoria non sarà ripescata in Serie A. Sì, vabbè, molto diplomatico, mi rendo conto anche che nei loro panni non vorrei assolutamente esserci, perché non sanno che pesci prendere, perché poi alla fine si viene sempre a sapere di qualcosa di illecito, qualcosa di poco pulito, qualcosa che veramente potrebbe anche distruggere il calcio, ma fortunatamente, siccome la gente vive di calcio e quindi il calcio non morirà mai. Però voglio dire, è la giustizia ordinaria che viene sempre a scoprire certe cose che veramente, di cui vergognarsi, e poi la giustizia sportiva è costretta, la federazione, a porre rimedio e a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe preso, anche affrettate, perché i tempi sono quelli che sono tempi stretti, e quindi è difficile poi essere, molte situazioni vengono insabbiate oppure per necessità, come
mettere tutto sotto il tappeto. Insomma. A noi abbiamo l'esigenza di tornare al calcio giocato, alle amichevoli appena andate in archivio, a quelle di domani. Insomma, vogliamo sì, parlare. Però, ma guarda che questo problema di tutti questi. Diceva Alessandro, giustamente, beh, se uno ha tutti questi capi di imputazione, evidentemente qualcosa ha commesso. Ma questo fa veramente danno a. Sì, sì. Infatti proprio Alessandro prima di cambiare di chi paga il biglietto, guarda una partita, magari ne soffre pure e poi viene a sapere dopo un po' di tempo che quella partita era truccata e quindi è un fatto veramente riprovevole. Da uomo di giustizia volevo il che poi, parere di Alessandro appena concludo. Giocatori che nemmeno hanno, vabbè che abbiamo avuto anche l'esempio di Buffon che mandava la sorella a giocare la scommessa perché questo però sono però posso dire peccati un po' venali sì no, voglio dire che rispetto a questi ci sono giocatori che magari potrebbero anche vivere con quello che hanno guadagnato e si rendono responsabili poi di certe cose veramente vergognose. Calcio dal punto di vista più che dei singoli coinvolti, certo. Malato, un pallone malato. Purtroppo da avvocato diciamo adesso non posso far altro che attendere gli sviluppi di queste, perché adesso c'è anche questa qui che è stata originata dalla Procura di Napoli, di queste inchieste e di questi passi della giustizia sportiva. Da uomo di sport ritengo che il problema delle scommesse e delle partite truccate sia un problema che credo di non dire nulla di nuovo e di strano, che penso ci sia sempre stato nel calcio. Adesso le scommesse sono state legalizzate, prima c'erano le scommesse clandestine. Ce lo ricordiamo tutti. Purtroppo io ho giocato quando ero ragazzo con i bigliettini che ti davano. Sì, sì. Purtroppo è un mal costume, quando girano i soldi c'è sempre chi è pronto a cadere nel tranello e a sporcarsi le mani, ma non solo le proprie mani, ma a sporcare, come diceva giustamente William, quello che dovrebbe essere uno sport che unisce, che esalta quelle che sono proprio lo sport più bello del mondo, quantomeno quello che a noi piace di più, quindi chiaro. Il problema di coloro che purtroppo ahimè rimangono coinvolti è proprio questo, nel senso che contribuiscono sempre ad incrinare un'immagine di un calcio che vuoi la crisi economica, vuoi quello, i problemi che ci sono in giro, si sta sempre più purtroppo sgonfiando, ecco. E invece con Jacopo torno proprio al campo, prime amichevoli. Cominciamo parlando del Pescara, tanti gol. Sì, innanzitutto se mi permetti ti do qualche notizia di mercato che riguarda riguarda proprio il Varese, perché c'è un ulteriore aggiornamento, perché due obiettivi del Pescara, ne avevamo parlato anche nelle puntate scorse, Kurtic e Terlizzi sono andati in blocco tutti e due al Varese. Kurtic, ricordiamolo, Kurtic, centrocampista del Palermo, tra le altre cose Barberis, che è un giovane centrocampista del Varese, va a Palermo proprio in cambio di Kurtic. Per Terlizzi invece contratto biennale per il difensore centrale, che adesso si è accasato con proprio al Varese. Un contratto, ci dicevano, sui 500.000 euro, e che per Pescara erano troppi, quindi esatto. Occhio al Varese. Torino, non arriva Cigarini, per Cairo il centrocampista, tra le altre cose ex Napoli, non vuole scendere di categoria. I sogni del Bari sono Barreto e Gonzales, ma è difficile che si concretizzino. Oggi alla presentazione Gonzales, quello del Novara. Oggi alla presentazione dei calendari, avvicinato il direttore sportivo del Pescara, Daniele Dellicari, ha parlato di Diamutene e di Ganci, due giocatori sotto la lente di Diamutene, diciamo che dovrebbe essere quasi fatta il ritorno di Diamutene in bianco-azzurro, e dovrebbe far coppia con Romagnoli e dovrebbe andare a inserirsi nell'ultima casella mancante dell'11 base che ha in mente Zeman. Non lo so, però poi ci arriviamo, forse potrebbe non essere l'ultima, potrebbe però... no. Adesso magari poi anzi parliamone subito, perché tanto stiamo vedendo Diamutene, William, che è l'obiettivo principale della difesa. Ma io credo che abbia fatto bene il Pescara a interessarsi a questo giocatore, che sicuramente l'anno scorso ha giocato molto bene, quindi
credo che sia un acquisto importante. Però per quanto riguarda l'altra casella, il centrale, lui ha provato Bocchetti centrale e ha provato anche i giovani Romagnoli e l'altro Perrotta e Martella anche Bacchetti, hanno giocato in difesa, no, però credo che siano tutti di prospettiva. Sì, certo. Bocchetti da esterno sinistro giocherà almeno questo. Sono in tre, come diciamo. Però io credo che se Pescara farà qualcosa oltre al difensore centrale e per il centrocampo, dove Zeman continua a dire che lui è soddisfatto di Cascione, di Togni, insomma, di tutti quelli che ha, però potrebbe essere quella l'unica pedina da aggiungere, difensore centrale a parte, che e poi si penserà a tutte le uscite, sappiamo Ganci per esempio, esatto, Frosinone dovrebbe essere. Anche se Deli Carri ha confermato che per il momento è tutto fermo, è una trattativa ancora congelata, però è chiaro. Jacopo, si arriverà a rescissione di contratto probabilmente. Ma certamente sì, perché è chiaro che ci avviciniamo. Altrimenti come si fa? Un'uscita per i giocatori. Manca ancora un mese alla fine del mercato, 31 agosto. È chiaro che poi il Pescara in uscita ha veramente tantissimi giocatori. Per il momento non ne ha smaltito quasi nessuno, fatto salvo Bonanni, che era quello dal nome come importante. Olivi, Mengoni, lo stesso Ganci. È chiaro che sono nomi in partenza, che continuano ad allenarsi agli ordini di Zeman, e però fanno fatica a trovare squadra. La bravura di un direttore sportivo, ne abbiamo uno. Sì, però prima di andare in pubblicità per la seconda pausa, ero partito col discorso amichevoli, tanti gol. William, tu eri a Città Sant'Angelo, per esempio. Sì, io ho visto. Come l'hai vista? A Città Sant'Angelo sono rimasto soddisfatto, in particolare con la formazione messa in campo nel secondo tempo. Ho visto un Sansovini però un po' in difficoltà, non so se è il momento oppure è l'assimilazione di questi nuovi schemi, che sono schemi difficili per lui da assimilare, non lo so, però l'ho visto un po' in difficoltà. Insigne, qui siamo a Pianella, con le immagini di Pianella, per sappiamo che la Torre Alex è un bravissimo giocatore, quindi è uno che sicuramente a cui si può fare. Ma se dico che Insigne ha già fatto capire un po' a tutti è un giocatore che ha delle doti naturali proprio. Io sono convinto, mi sbilancio, che 3-4 anni al massimo farà le fortune del Napoli, magari anche della nazionale. Insomma, questo è un giocatore che è davvero dotatissimo. Fisico niente di che, ma ho visto Maniero che è dimagrito tantissimo, è in un'ottima forma, e speriamo che quest'anno faccia quello che l'anno scorso non ha fatto assolutamente, anche perché ha deluso in maniera eclatante. Oggi si è aggregato anche Ciro Immobile al gruppo, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Dicevamo di Immobile, la presentazione del giocatore doveva esserci domani mattina, presentazione rinviata, e ci risiamo, insomma era già successo, problemi con la Juventus, ma di natura assolutamente formale, burocratica. Il giocatore è del Pescara, insomma la presentazione ufficiale si può anche così passarci su e aspettare, non è un problema. Comunque giocherà nel Pescara l'attaccante della Juve, ex Siena e Grosseto. Con Immobile completiamo il reparto completo l'attacco del Pescara, anche abbondante. Io direi, Will. Sì, sì. Certo. Sei d'accordo con me? Ieri noi abbiamo ascoltato Gessa, Andrea Gessa, che è tra i pochi rimasti insieme a Nico, a qualcun altro,
E Andrea, in conferenza di Gesta ieri lunghissima. C'è stato il ripensamento su Petterini, che a me ha fatto piacere, perché sì, inizialmente... Questo però è da vedere. È ancora da vedere. È ancora da vedere, però ho visto che c'è un feeling fra Giacomelli e Petterini straordinario. Poi potrebbe essere, dipende però, pure dalla forza della squadra avversaria. Che... Però, parlando di Gesta, che lui sì che ha già conquistato Zeman, tant'è che rimarrà nel Pescara, anzi, gli sarà prolungato il contratto, che era in scadenza a giugno 2012. Ripeto, conferenza di Gesta molto molto lunga, mai banale, perché Andrea Gesta è un ragazzo superiore alla media per qualità morali. Ascoltiamo questo frammento, un minuto, di chi è Andrea Gesta. Può essere tutto, può essere nulla. La Serie A è chiaro che è l'ambizione di ogni calciatore, e questo sarebbe ipocrita non dirlo. I discorsi poi di altre squadre di Serie B, che sono veramente cose che non ho mai neanche, non mi ha mai sfiorato il pensiero, perché comunque sia io sto bene qui, la mia famiglia sta bene qui, e ho avuto anche testimonianze, anzi mi piacerebbe ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto lettere, anche che mi hanno scritto lettere, sì, mi hanno mandate a casa, ma soprattutto magari anche gente che padri di famiglia che si rivedevano comunque tra virgolette nel fatto che secondo loro la professionalità paga sempre. Loro si rivedevano in me un simbolo o comunque un esempio per i propri figli, e gli sarebbe piaciuto che io potessi continuare questa avventura a Pescara, e sinceramente queste cose mi hanno commosso e sono molto contento di poter andare avanti qua, se ce ne sarà l'occasione, e come ho detto spero anche di chiudere qui la mia carriera. Che c'è di straordinario in questa? Io invece chiedo, secondo te abbiamo sottolineato un qualcosa di normale nel calcio di oggi, un giocatore, no? Io mi fa piacere sentire le parole di Gesta, perché io non ho seguito molto la vicenda, però sembrava uno di quelli destinati a partire, quindi comunque ad andare via. Non lo conosco personalmente, però so che è un ragazzo molto serio, e questa intervista dimostra due cose. La prima è che lui si è messo a disposizione, ha fatto cambiare idea magari a chi pensava che sarebbe dovuto andare via, e soprattutto mi sembra che sia un ragazzo che ha dei valori importanti. Ma ripeto, mi fa piacere che l'hai fatto sottolineare, perché io penso sia proprio da queste persone, è proprio su queste persone dalle quali ripartire. Ho preso uno spunto da lui, perché poi anche noi nell'allestire la nostra squadra abbiamo preferito tenere quelle persone che hanno fatto di tutto pur di rimanere a Chieti malgrado offerte allettanti e categorie superiori, ecco. Sai perché, William, secondo me è straordinario? Perché Andrea Gesta, 31 anni, nonostante avesse offerte, e ti assicuro che dalla B Livorno era di quelle offerte che poteva prendere, fare la borsa e andare via, è voluto, cioè anche il Lecce di Serie A, è voluto rimanere, ha dimostrato a Zeman, cambiando ruolo, un ruolo che è completamente diverso, sì, dall'Andrea Gesta. 20 anni di calcio, ha giocato sempre in un altro ruolo, adesso si è messo in discussione, e la cosa che a lui ha fatto più piacere di tutto, cos'è? Le lettere ricevute da alcuni tifosi che elogiavano la sua professionalità e si è commosso. Io credo che sì, nel calcio dove viene fuori il giocatore con la Ferrari che prende le multe perché parcheggia fuori posto, per me non è una cosa, cosa di questo tipo, io la vado a sottolineare. Gesta ha sempre dimostrato di essere un giocatore e un professionista serissimo. È chiaro che per quanto riguarda l'opportunità di andare a Lecce, l'ha presa in considerazione, no? Giustamente. Serie A, è ovvio questo. Ma una volta sfumata questa opportunità, Gesta deve rimanere al Pescara, anche quello di Zeman, perché Gesta è bravissimo.
Gessè è un giocatore a cui non si può rinunciare. Però a 31 anni poteva anche prendersi un triennale da un'altra parte sì, e si faceva la pensione. No, vabbè, ho capito, senso, sì, capito? Ho capito. Però c'è anche da dire che l'onestà intellettuale, in particolare di questo ragazzo, alla fine paga. Perché? Perché no, è rimasto a Pescara, che sicuramente non è una delle ultime società, c'è è una delle prime società in Serie B, e quindi chiaramente è una garanzia anche per lui, no? E rimanere verrà a Pescara, prolungato il contratto, verrà per prolungato motivo. Il contratto, quindi avrà le chiudere la carriera a Pescara 31 anni, avrà le sue non soddisfazioni 40, 38. Meritatissime, per carità. Ma non stupisce da Gessa. Da Gessa, esatto, perché chiunque, lo stesso fatto che gli hanno scritto delle lettere, vuol dire che già hanno capito da tempo chi è Gessa. Certo, ci sono altri esempi di cui non faccio il nome, di giocatori che veramente sono l'esatto contrario di Gessa a livello comportamentale, a livello di professionalità. Adesso abbiamo capito. Hai capito, quindi. Assolutamente. Jacopo? Sì, guarda, relativamente a Gessa, ma neppure troppo, perché Di Francesco stava cercando un laterale destro e si era fatto proprio il nome di Andrea Gessa. Di Francesco può sorridere perché dall'Udinese è arrivato Quadrado, non è proprio un esterno di centrocampo come Andrea Gessa, ma è un terzino che comunque andrà su quell'out. Per quanto riguarda invece il... Ha avuto anche un portiere buono, no? Tutto sommato a Lecce qualcosa stanno facendo, no? Sì. Però... Giulio Sergio della Roma, stanno facendo veramente un buon organico, ovviamente per lottare per la salvezza. A dispetto di, insomma, di una proprietà che è un po' abbandonata. Andiamo avanti. A proposito di portieri, mi fai un assist involontario, perché De Licarri ha chiuso la porta a Ragni ancora con l'ebolitana. Si era fatto il nome di... Deboli. No, non torna a Deboli. Perugia. Cioè, c'era stato anche l'interessamento qui da noi del Giulianova per il portiere Ragni. De Licarri ha escluso che il prossimo anno Ragni giocherà a Deboli. Ragni, questo è sicuro. Tu hai finito con il mercato o ci avevi qualche altra cosa? No, per il momento ho finito. Ragni, l'assist adesso arriva a me e io fa un appoggio di quelli facili a un metro ad Alessandro Battisti, che lo conosce bene, certo. L'ha avuto a Chieti, l'avrebbe voluto riportare a Chieti. Cioè, com'è andata il Pescara in quel caso? Forse non vi è piaciuto il comportamento del Pescara, diciamo, in quel caso. Ci sono stati dei problemi. Io sono andato a vedere Ragni in una partita dove lui giocò per caso perché non giocava, una partita dove vincevano 4-0 e mi è piaciuto perché partecipava attivamente, richiamava i compagni, malgrado fosse solo 4-0. Gli fece un tiro in porta e volò a prendere questa pala. Io che già dei calciatori capisco poco, dei portieri zero, chiamai il mio preparatore dei portieri e ho detto va a vedere sto ragazzo, e poi è successo, ha fatto la carriera meritatissima che sta facendo e al quale auguro di migliorarsi sempre di più, perché è un portiere vero, un portiere che merita altri palcoscenici. C'è stato qualche problema, però preferisco non parlarne perché abbiamo dei punti di vista diversi per quanto riguarda l'interpretazione di questo problema. Che è passato, dai. Sì, no, assolutamente. Sì, io sono contento perché malgrado, anche se non sono riuscito a fare il bene della mia società, anche se l'ho fatto, perché poi abbiamo comunque vinto temporaneamente, siamo riusciti a vincere il campionato con l'importo, ho fatto sicuramente il bene di un ragazzo che se lo merita e spero che abbia sempre fortune migliori. È andato a vincere un altro a Deboli. E vuol dire che è forte. Quindi, e vuol dire che Zambardi, che l'ha visto, che era bravo. Insomma, sì, Perugia sulle sue tracce, poi il Perugia che grande squadra allestito in seconda divisione. Allora scendiamo in Lega Pro, non prima però di aver parlato brevemente di quella che è la gara amichevole domani del Pescara, che da quando è tornata in Abruzzo ha prima giocato con la Torre Alex, poi con l'Angolana, e domani sera altra squadra di Serie D, probabilmente di consistenza diversa, ore 21. Certo. Piano Daccio, comunale di Piano Daccio, c'è Teramo Pescara con atteso tanto pubblico. A proposito, c'è un comunicato arrivato anche in redazione da parte dei Rangers, che si fanno risentire dopo un po' e che mettono da parte un po' tutto e chiedono ai tesserati, insomma ai tifosi, di partecipare a questa prima trasferta
anche se amichevole, per dimostrare compattezza, sostegno alla squadra. Quindi domani sera ci sono le condizioni per un Teramo Pescara che già l'anno scorso richiamò tanto pubblico, quest'anno ce ne sarà sicuramente di più, vuoi per Zeman, vuoi per vedere il nuovo Teramo, il Pescara davanti a un avversario. Beh, partita che costituisce sicuramente un test molto valido per tutte e due le squadre. Per quanto riguarda il ritorno dei Rangers, sono felice di questo, perché si sentiva la mancanza di questi tifosi che hanno sempre dato il loro apporto e hanno dato colore, diciamo, alla Curva Nord e dovunque sono andati. Spero che sia una bella partita e che non ci siano diciamo, momenti di tensione, perché sa, è una partita vera questa, non è un amichevole, diciamo, per cui magari semivero. Sì, esatto. Secondo trofeo credo, Vittoria Assicurazioni, sì, ore 21, Stadio Comunale di Pianodaccio. Questo sia il vero test, test valido proprio, soprattutto per vedere un po' la fase difensiva che finora per le squadre che abbiamo affrontato, è ovvio che cominciamo a capire. Mi aspettavo qualcosa di più dalla parte dell'angolana, per la verità. Quattro giorni di ritiro, squadra molto giovane. Sì, per cui insomma, questi motivi per cui forse la difesa non è stata minimamente diciamo disturbata. Prima di voltare pagina, qualche messaggio che credo riguardi proprio il Pescara, che poi dobbiamo parlare di Lega Pro, del Chieti e di altro. Allora vediamo un po' la regia cosa ci propone. Battisti, sarà l'anno di Verratti o non giocherà? Vivarini è rimasto fermo, grazie. No, Vivarini non è rimasto fermo, giocherà alla Priglia, allenerà alla Priglia, rispondo io. Tra l'altro la Priglia che si sta muovendo anche abbastanza bene sul mercato. Che dici di, ma io di Verratti? Enrico Rocchi martedì scorso sulla tua sedia ha detto che la secondo lui Verratti quest'anno giocherà molto poco per caratteristiche rispetto alla, potrebbe, al teorema di Zeman. Certo, però potrebbe anche essere un luogo comune, nel senso che con Zeman si corre, magari lui non corre tantissimo, potrebbe essere un luogo comune. Io ritengo che lui sia un giocatore con delle qualità fuori dal comune e quindi ritengo che il calcio debba riappropriarsi di questi calciatori, perché io lo ritengo che siano indispensabili, hanno delle qualità, delle doti che dovrebbero essere sempre più comuni invece. Alessandro, ma questo dipende anche dalla scuola calcio, dall'inizio dei giocatori che praticamente imbottiscono la loro testa di tattiche, di muscolarità, e magari la tecnica va a farsi friggere. Sono d'accordo con te, perché una volta si badava molto invece alla tecnica, alle qualità balistiche dei giocatori. Ma una volta si giocava per strada, si giocava tante ore ogni giorno. Famoso, io ricordo Tom Rosati faceva fare il muro, certo, anche a giocatori, certo, che avevano giocato in categorie superiori. Però ecco, il problema è che tu una volta, nel momento in cui togli il pallone dalle strade, dove tu giochi dalla mattina alla sera, e lo riservi alle scuole calcio e ai settori giovanili, tu perdi comunque. Esatto. E nel momento in cui tu non fai investimenti, perché purtroppo oggi non è facile investire nel settore giovanile, il valore diminuisce, non c'è niente da fare, quindi è un discorso di negli altri paesi europei ci sono delle strutture diverse, ci sono investimenti diversi, politiche che però partono dalle programmazioni che decennali, insomma, ecco, ricolgono i frutti decennali. Io, per tornare a Verratti, io ritengo sia un giocatore che debba giocare per forza, poi la collocazione gliela troverà il mister, penso che il ruolo suo potrebbe essere quello di centrocampista centrale davanti alla difesa, penso che. Comunque credo che la cosa debba essere chiarita, certo, prima del 31 agosto, perché altrimenti se non gioca almeno vanno via, cioè, certo, sono fatte le operazioni, certo, giuste. Regia, messaggi, vediamo un po'. Bisogna dare piena fiducia ed il massimo tranquillità a Zeman, che ci porterà in Serie A. Meno male, tifoso, assolutamente, però qui c'è poco da rispondere. Immobile non arriva domani, meglio lasciare perdere. No, non arriva per la presentazione ufficiale, come abbiamo detto prima,
però arriva a giocare nel Pescara, non arriva a presentazione ufficiale perché ci sono delle cose con la Juve da limare, ma ripeto, burocrazia. Volevo sapere da Battisti, vero professionista, cosa ne pensa di Martella, e tu lo conosci sicuro, certo, perché la primavera del Pescara li conosci tutti. Ma io infatti quando mi avvicinai qualche mese fa, non adesso, ma qualche mese fa a marzo-aprile al suo procuratore, mi guardò con un'aria un po', sei matto, sei, però no, ritengo sia un giocatore che invece, contrariamente a quello che si dice, quest'anno avrà molto spazio, perché secondo me è un giocatore che ha delle prospettive importanti, quindi è andato alla Samp. Io ritengo che riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante. Io sono l'ho visto molto determinato. Pure io. Lui ha una grande facilità di corsa, una gamba importante. Con Zeman io credo che potrà anche migliorare tatticamente, quindi si anche per Rotta, di cui Zeman ha già parlato, beh, 94 beh, per Rotta 94, difensore centrale, mancino, grande fisico, cattivo, io lo vedi giocare, ha una personalità da grande, quindi è un ragazzo che sicuramente anche lui è destinato ad avere grandi palcoscenici, ma soprattutto con uno come Zeman che non guarda la carta di identità, quindi penso sia veramente un patrimonio, fortuna per questi, un patrimonio importante per questi giocatori. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi mezz'ora tutta filata di Lega Pro, promesso, ci vediamo tra poco. Ultima mezz'ora, parliamo dunque di Lega Pro, ma continuate a scrivere i vostri messaggi, i più importanti li selezioniamo e li proponiamo ai nostri ospiti. Abbiamo preparato un piccolo titolo sulla Lega Pro, perché vogliamo partire da quello che è dopodomani, una data importante, c'è il Consiglio federale, e adesso lo proporremo anche a voi da casa. Eccoci qui. 76, 80, 90, puntini, la Lega dai numeri, e questo è Mario Macalli. Si dovrebbe capire, però i meno attenti, diamo una spiegazione, non si dovrebbe dare mai una spiegazione ai titoli, però onde evitare che poi qualcuno non capisca. 76 sono le squadre che dovrebbero partecipare al prossimo torneo di Lega Pro, però potrebbero diventare 80, è da vedere, 90 erano quelle iniziali, ma chissà, sorpresissima, potrebbero restare 90. E questo è Macalli, che è il deus ex machina della Lega Pro ormai da tanti anni. Dopodomani, giorno 4 agosto, dunque Consiglio federale, oggi sono state esaminate tutte le domande di ripescaggio pervenute, e quindi dopodomani la decisione finale del Consiglio federale. Per dare un ulteriore, me ne sono dovuto appuntare, se no rischiavo di non ricordarmene, per dare un ulteriore argomento, le squadre che hanno presentato domanda di ripescaggio in prima divisione sono l'Avellino, l'Aquila, il Poggi Bonzi, il Prato, la Provercelli, il Savona, il Sud Tirol e la Ternana. L'abbiamo messa in ordine alfabetico, quindi non c'è alcune di queste domande però sono fallaci, come per esempio quella dell'Aquila, che probabilmente è soltanto una manifestazione di interesse, nulla più. In seconda divisione le domande pervenute sono della Caronnese, che ha partecipato al campionato di Serie D con risultati buoni ma niente di particolare, la Nissa, che invece è arrivata ai playoff, il Rimini, che i playoff li ha vinti, la Turris e il Venezia. Il Rimini è la squadra, un po' la società che sta creando problemi, Alessandro. Certo, perché lì, come parlavamo proprio poco prima della trasmissione, lì c'è stato, credo, se non sbaglio, proprio un comunicato ufficiale, una comunicazione comunque del genere della FIGC, che d'accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, mi sembra, ha ammesso il Rimini in Lega Pro. Magalli non è tanto d'accordo su questa interpretazione, quindi c'è qualche problema, e ritengo proprio perché l'importanza di questa decisione coinvolga parecchi interessi.
proprio per questo ritengo che il 4 dovranno trovare una soluzione, perché si prospetterebbe altrimenti una battaglia legale di quelle toste, insomma, ecco. Comunque la mettiamo, Alessandro. Noi non sappiamo quante squadre. Vabbè, questo poi, come se tutti gli anni, oramai purtroppo lo è una costante la Lega Pro. Dal 4, vabbè, però comunque la mettiamo, sarà una Lega Pro, una seconda divisione nello specifico, credo più difficile dell'ultima stagione. Soprattutto se rimane il format annunciato di 76 squadre, quindi 20 squadre di 38 partite, 5 retrocessioni, sicuramente non staremo tranquilli già da dicembre. Però questo io ritengo, da uomini di calcio, non dobbiamo spaventarci, perché è meglio un campionato che si gioca fino all'ultima giornata, anche con il rischio di giocartela fino alla fine, che un campionato che tu già a dicembre hai segnato ed è quello lì. Sarà sicuramente una battaglia, un'avventura difficile, però ci faremo trovare pronti, insomma, ecco. Domani sera Chieti Ascoli, Jacopo. Noi ovviamente ci saremo, nota di servizio anche per gli amici che ci seguono da casa, seguiremo la gara, poi servizi, interviste e quant'altro. Vedremo per la prima volta il Chieti che scende dal ritiro di Colle di Mezzo. Dopo i 9 gol al Colle di Mezzo. La sgambata anche con la Taverna Teate, che è sempre di buon auspicio per iniziare la stagione. Un Chieti rinnovato, ma non troppo. La strategia del Chieti, soprattutto sui rinnovi, è stata una strategia, a mio parere, intelligente. Non perché c'è Battisti qui, però è vero che bisognava mantenere comunque un'ossatura rispetto all'anno scorso. E allora c'è Pepe in difesa, Amadio e Fiore, che dovrebbero essere i confermati, anzi Fiore lo è, Amadio lo è quasi, confermati a centrocampo, e Rosa in attacco. Ovviamente poi intorno si sta creando l'ossatura che Paolucci chiede, ma anche che la società può dare. In questo senso Del Pinto è un ottimo acquisto dalla Renato Curi Angolana, è un ottimo centrocampista. 3 gol l'anno scorso con la maglia dell'Angolana, puntuali in regia. Esatto. Questi sono i gol di Del Pinto dell'anno scorso, ha fatto una doppietta, tra parentesi questo gol bellissimo, col Venafro, difesa un po' 4-1, ballerina del Venafro, però bel gol di Lorenzo Del Pinto, un gol pesante ad Agnone per lo 0-2 della vittoria. Però il nostro cameraman si perse. Non era, in quel caso non era un nostro cameraman, perché erano immagini del Molise, però erano... Il nostro, per dire, insomma. Sì, gol perso. E poi c'è stato questo Petroni, se non erro. Petroni, che è un difensore proveniente dalla Primavera dell'Ascoli. Un gol quest'anno, e questo... La chicca che tu hai, esatto, hai pescato. Ho pescato andando a cercarlo sul web, nella vittoria della Primavera dell'Ascoli contro la Primavera del Napoli in trasferta 0-2. Questo colpo è il gol dello 0-2 tu, che fissa il risultato, colpo di testa, inserimento. E batte il portiere del Napoli per il 2-0 dell'Ascoli. Anche lui un ragazzo giovane, giovanissimo, di prospettiva, gran fisico, almeno a vedere com'è? Il fisico. Sì, com'è? Lui è un difensore mancino che può ricoprire entrambi i ruoli, sia quello di centrale che di terzino sinistro. Era un po' quello che mancava a noi, anche per completare numericamente l'organico nel reparto. Posto di Ferretti? Beh sì, noi lì a sinistra abbiamo lui e Malerba, che sono 2,92, che quindi abbiamo intenzione lì di far giocare uno di quei fuori quota. Noi i 91 non li abbiamo, prendiamo i 92 e i 93 perché già ci prepariamo per l'anno prossimo. Insomma, ecco, obbligatorio avere 3,91 in campo per tutta la partita. Noi, come diceva Jacopo, noi abbiamo tenuto tutti quelli che volevano rimanere. Noi abbiamo tenuto quelli che volevano rimanere per convinzione, ovviamente, ma soprattutto perché sono dei ragazzi che, pur di rimanere qui, lo hanno fatto concretamente, non a chiacchiere hanno sposato il progetto. Oggi si sente parlare tanto di progetto, di sposare la causa, e qui ci sono ragazzi che per rimanere a Chieti hanno rinunciato a tanti soldi. Ci sono ragazzi che si sono diminuiti lo stipendio, l'ingaggio che prendevano lo scorso anno. Ci sono ragazzi che hanno rinunciato a categorie superiori, e questo per me è di fondamentale importanza,
perché dimostra che come società noi dal magazziniere al presidente abbiamo lavorato investendo proprio sui rapporti umani e sulla passione che mettiamo quotidianamente in questo lavoro, con tante difficoltà come tutte quante le altre squadre di Lega Pro hanno, e soprattutto vogliono rimanere qui perché si sono trovati bene con una città, con dei tifosi, con una piazza che li ha fatti sentire protagonisti, e quindi per noi è stato determinante ripartire da quella base, da quell'ossatura che, oltre a quelli nominati da Jacopo, comprende anche ragazzi che già lo scorso anno si sono messi in evidenza, come i vari Sabatini, i vari De Matteis, i vari Serpico, Gialloreto, Safon, qualcuno me lo scordo, De Torre, quindi sai, un gruppo ben affiatato, ma soprattutto un gruppo di persone vere sulle quali puoi contare in tutti i momenti, soprattutto in quelli di difficoltà che quest'anno ci saranno, ma proprio perché so che posso contare su persone vere non mi spavento. Torniamo alla schermata che ci ha proposto la regia opportunamente. Abbiamo un po' provato a riassumere quello che è il mercato del Chieti. Sono arrivati Feola, Amadio, che facciamo? Noi l'abbiamo messo per fatta e... Diciamo che noi abbiamo l'accordo con il giocatore, quindi la società non esiste più. La società ha presentato ricorso al TAR, credo sì. Si venga discusso questo fine settimana, però ci sono dei rapporti importanti fra società, diciamo, e quindi io credo che non vi siano particolari problemi a considerare Stefano uno dei nostri, ecco. Poi avevamo inserito Malerba, che l'abbiamo già parlato, abbiamo anche già presentato, abbiamo fatto conoscere gli amici da casa. Del Pinto, che arriva dall'Angolano, ne parlava Jacopo, centrocampista centrale che andrebbe ad affiancare proprio Amadio. Petroni, di cui sopra, sì. Giocatore, insomma, abbiamo fatto vedere il gol con la primavera dell'Ascoli. Cessioni, mica ci possiamo nascondere, questi certo. sono giocatori che hanno lasciato Chieti, che hanno scritto una pagina certo. importantissima del Chieti. Parliamo di Vitone, soprattutto di Mucciante e di Bifulco, questi tre, ci metterei anche Ferretti, certo, assolutamente, in quattro sì. c'erano in Serie D, hanno... Sono ragazzi che hanno condiviso con noi un percorso importante, quindi sicuramente hanno trovato una collocazione adeguata, più gradita e più gradevole al loro giudizio del Chieti. Da amici, quindi, ci si lascia. Certo, assolutamente. A me di quelli dispiace tutti, perché comunque sono ragazzi che a me personalmente, non solo la squadra, mi hanno dato tanto sotto tutti gli aspetti, l'aspetto umano, l'aspetto caratteriale, l'aspetto proprio di emozioni. Abbiamo vissuto delle emozioni intense ed importantissime. Mi è dispiaciuto non poter tenere Ferretti, perché ritengo sia un calciatore che è un 89, che è andato, non lo so se ha trovato sistemazione, però purtroppo oggi la Lega Pro è questa, un 89 è vecchio. E quindi trova molta difficoltà a trovare una collocazione, quindi gli auguro di trovarla al più presto, insomma. Tra le trattative, come si sa fare, mettere questa casa, noi abbiamo inserito solo Pinares, che però lo potremmo togliere. Ma io penso di sì, perché comunque, a prescindere dal fatto che lì il Chievo ha il problema dell'extracomunitario in più tra Pinares, attaccante cileno, sì, pare molto bravo, un ragazzo eccezionale, eccolo. Un giocatore da qualità importantissima, insomma, ecco, non donna. Però credo non sarà un po' impossibile per due ordini di motivi. Il primo è che il Chievo ha problemi di extracomunitario, quindi tra lui e Rincon deve sistemarne uno all'estero, e lui ha molte più richieste di Rincon. E poi diciamo che non è una situazione che possiamo prendere al momento in considerazione, perché lui, essendo straniero, potrebbe non rientrare nel nostro obiettivo di minutaggio, quindi che si fa solo con ragazzi italiani. Però questo era uno scoglio sicuramente superabile. Però ripeto, credo sia una situazione non praticabile. Qualcuno che lo conosce bene mi ha detto che probabilmente per la seconda no, divisione sarebbe stato un lusso vero. Però ecco, nella tabellina degli acquisti, diciamo, ce ne stanno, c'è qualche ragazzo, ancora non sono state formalizzate proprio per motivi che adesso ancora la Lega non ci arriva al visto, però è già stata fatta la documentazione necessaria, che sono Agate, un 92 che stava a Celano, Vincenzo Agate, un ragazzo che ha segnato contro il Colle di Mezzo, se non
No, col collo di mezzo no, quello è l'altro, quello è l'altro, e quello è Antonio Gammone, che è... Gammone. Questo è un ragazzo che, sai, quei ragazzi come vai a vedere la partita... Mi ricordo Gammaidone con il Chiesa. Gammaidone, quasi, sì, qualche anno fa. No, lui è un ragazzo, è un 93, classe 1923 del Bari. Il Bari ha tenuto tre, ha blindato solo 3,93, gli altri li ha lasciati tutti liberi. Sono Grandolfo, che sta in prima squadra, Monopoli, che sta a Viareggio, e Gammone, che sta... che è venuto da noi, proprio io, ecco. Questo è un giocatore che tu lo vedi 10 minuti, okay, ti bastano per capire che tipo di giocatore è. Infatti io non credevo che il Bari, ruolo, abbiamo detto, è un esterno 4-2-3-1, può fare tutti e tre i ruoli dietro la prima punta. Io devo ringraziare il direttore Guido Angelozzi, perché è stato un uomo di parola e io l'ho martellato tantissimo per questo ragazzo. Beh, alle nostre parti poi Angelozzi però è una persona, è una persona, William annuisce, è una persona eccezionale, perché lui dopo un lavoro mio ai fianchi pesante, martellante, lui un giorno, perché lui voleva tenerlo assolutamente, perché è un giocatore che non c'entra niente col nuovo, con la seconda divisione, con la Lega Pro non c'ha niente a che vedere, almeno secondo il mio. Domani sera lo vediamo? Penso di sì, spero di sì. E quindi... lo vedranno soprattutto. Certo, certo. Ma facciamo anche un piccolo appello, cioè domani sera, no. Il calcio abruzzese domani sera propone un Teramo Pescara e un Chieti Ascoli. Certo, sicuramente. L'appello mio è quello di andare a vedere una partita. Poi andiamoci, andateci soprattutto, poi tifosi del Pescara, appassionati di Zeman, verso, certo, Teramo, Chieti Ascoli, dove c'è comunque una società. Ma è normale, però. Certo, no, ma devono venire, perché noi ci serviamo l'incasso per la società. Favoriamo, cioè riempiamo, no, insomma, poi sera. Il Chieti veramente merita, a partire dal presidente, chiaramente, che ha fatto i sacrifici, e noi parlavamo anche di un certo ritardo nelle decisioni da prendere, invece sono state prese con intelligenza, come diceva Jacopo, e credo che quest'anno veramente il Chieti possa fare un ottimo campionato. E per quanto riguarda i procuratori, tu facevi, esternavi la tua soddisfazione per quanto riguarda la scelta dei giocatori che sono rimasti, certo, dimostrando attaccamento e anche una certa riconoscenza, certo, per quello che ha dato la società a loro. Ma i procuratori quanto incidono in queste decisioni di giocatori magari giovanissimi? Allora, ti posso dire che il procuratore incide sicuramente. Incide sicuramente perché è ovvio che i suoi interessi sono sicuramente degli interessi talvolta confliggenti con quelli del ragazzo. Per esempio, io non ti nascondo che per esempio, per quanto riguarda Rosa e Fiore, che sono due ragazzi che hanno donato Di Campi come procuratore, è ovvio che avevano tante richieste dove onerosamente andavano, cioè avrebbero avuto un interesse maggiore in altre situazioni che a livello oneroso avrebbero comportato un vantaggio. Invece io devo dire che anche con Donato è stata una persona molto seria, che ha subito sposato quella che però era la volontà dei calciatori. Perché talvolta, senza mettersi in contrasto, talvolta la volontà dei calciatori, il procuratore può essere bravo a cercare di circuirla un pochettino. Invece devo dire che anche Gaetano Fedele, quello di Stefano Amadio, sono state persone che, anche perché hanno trovato un muro, il calciatore ha detto: io voglio stare a Chieti, punto. Quindi non c'è stato tanto margine di trattativa, però loro si sono messi a disposizione nostra. E voglio chiudere un attimo con Antonio Gammone, ci tengo. Come no? Perché volevo, appunto, stavo dicendo di Angelozzi. E lui mi fece la parola a aprile, mi disse: guarda, io non lo do il calciatore, però se lo do solo a Chieti. E quando mi ha chiamato 3 giorni fa, 4 giorni fa, ho visto il suo numero, sono partito, già stavo in macchina per andarlo a prendere. Quindi lo ringrazio, perché di dov'è, è un uomo d'onore. Gammone è di Venosa, provincia di Potenza. Ah, è lucano. Sì, sì, sì. Ed è scuola buona quella lucana, perché c'è un altro lucano, Sansone, che è partito dalla, certo, nostra regione, che adesso è arrivato, le ha scalate tutte. Certo. Sì, sì. Sansone, davvero meritatamente. Complimenti, è arrivato in Serie A, ci resterà, continuerà ad avere successi, complimenti davvero. Quindi William, il mio appello era di andare allo stadio domani sera, agosto, fa caldo ma non troppo. No, ma ci vanno, ci vanno. Ma sono... L'Ascoli ha qualche problema oggi, Castori ha sottolineato. Ma sono partite interessanti, molto dico, interessanti. Quindi bisogna, c'è curiosità per vederle, ma si vedrà un bel calcio. Insomma, poi non sono amichevoli così, insomma, dalla partite vere,
più o meno vere. Castori, quella dichiarazione di cui parlavamo. Castori oggi ha detto che Jacopo, magari sì, può essere anche più printato, vediamo qualche immagine. Eccolo Castori. Castori, questo è, è ovvio che l'anno scorso, dopo Pescara, Ascoli Pescara, vittoria dell'Ascoli schiacciante, ben oltre il risultato. È ovvio che lui non ci sta a fare il campionato con una squadra che per il momento conta due ragazzi dal Genoa e Zolt Tamasi, che l'anno scorso tra le altre cose giocava a Lanciano. Eh sì. E nel momento in cui la Serie B è molto attiva sul mercato dopo un iniziale stasi, l'Ascoli sembra davvero molto in difficoltà ad operare per prendere, per portare ad Ascoli qualche calciatore. Tra le altre cose, e l'avevamo ricordato anche la scorsa settimana, la tifoseria in subbuglio, in protesta ad Ascoli, quindi anche fermenti contro ambientali, contro la proprietà, esatto, è arrivato anche il punto di penalizzazione, il deferimento per il presidente Roberto Benigni, insomma non l'esordio è... nelle penalizzazioni primato è dell'Ascoli, esatto. Quindi non è è un momento un po' difficile per la squadra bianconera. È chiaro che da adesso in avanti, abbiamo ricordato anche prima, il 31 agosto si chiude il mercato, l'Ascoli deve fare qualcosa perché altrimenti rischia davvero di fare un campionato in sordina. William, l'anno scorso l'Ascoli, da quando è arrivato Castori, un'impresona. Sicuramente, ha fatto più punti di noi, addirittura tanti poi punti, considerate le penalizzazioni. Ottime prestazioni di sostanza. Però la squadra era anche diciamo una squadra attrezzata. Era una squadra che sulla carta. Però con le penalizzazioni, con la situazione che si era creata, avrebbe ammazzato un toro. Invece questi hanno reagito, grazie anche, non so se Alessandro siete dello stesso parere, ha parecchi difetti Castori, però sicuramente è un allenatore che motiva la squadra, la porta ad avere lo stesso suo carattere. È curiosissimo e contentissimo di rivedere domani sera intervistarlo, perché è un piacere confrontarsi. Abbiamo anche vissuto Pescara, il derby Pescara-Lanciano con Castori, che creò tante di quelle, perché piace, è uno stratega, peraltro è uno che sa dove andare a punzecchiare, a creare situazioni che magari poi da cui trae beneficio sia lui che la propria squadra chiaramente. Però ha un carattere straordinario, ha fatto l'anno scorso, è riuscita in una impresa diciamo. Davvero? E sarebbe un peccato bruciare quest'anno ciò che è stato seminato nella passata stagione. Dunque Alessandro, domani sera quindi Gammone lo vediamo. Penso di sì. Vediamo tutti i nuovi, proprio. Qualcun altro lo... e siamo in chiusura, un nome che è finita la campagna di rafforzamento. Con Del Pinto e con Pedroni la squadra è con Amadio, con Gammone, con Agate. La squadra numericamente a posto è... Se dico che è troppo giovane? No, la squadra è troppo giovane, ma noi dobbiamo fare 7-8 minutaggi a partita, per forza. Quindi noi abbiamo fatto una scelta convintamente, perché poi ognuno poteva pure di no non messa bene. Noi i fatto... suggerimenti di Paolucci sono stati... Ma il mister è una persona che veramente... non ha, ha molto carattere, una persona che sa quello che vuole, una persona che ha sposato una battaglia anche lui, è ben conscio che ci saranno tante difficoltà, però io vedo tante cose, tante sensazioni belle, rapporto con l'allenatore, con i giocatori che vogliono rimanere a tutti i costi. Io sono 11 ritiri che faccio con il Chieri, da giocatore qualcuno, da direttore altro. Io l'entusiasmo che ho visto domenica a Colle di Mezzo non me lo ricordo. Tanta gente anche. Non me lo ricordo a memoria mia, neanche per i tempi passati. Quindi mi piace, delle sensazioni positive, perché potremo superare le difficoltà solo con un'unione di intenti pressoché assoluta. Speriamo davvero di portare fortuna. Anche noi accompagnando il Chieti in questa ennesima stagione. Io rinnovo dunque l'invito, domani sera ore 21 a Piano Daccio c'è Teramo Pescara, secondo trofeo Vittoria Assicurazioni. A
Chieti, stadio Angelini, si gioca alle 20:30. Qui sì. C'è Chieti, Ascoli, insomma, Abruzzo davvero al centro del mondo per tutti gli appassionati, immagino anche da Ascoli, c'è da divertirsi. Jacopo, siamo davvero in chiusura, qualcosa di mercato ce lo hai lasciato? Sì, sì, allora, probabile scambio tra il Chievo e la Sampdoria. San Marco potrebbe tornare a distanza di qualche tempo al Chievo-Verona e Bentivoglio potrebbe fare il percorso opposto andando a Genova. Per quanto riguarda sempre il Chievo, ho puntato il mediano della Juve Stabia, Cazzola, Riccardo Cazzola. Poi c'è un triplo colpo del Catanzaro ed è Mariotti della Carrarese, Sardo della Nocerina e Salvatore Carboni, vecchia conoscenza del calcio. Il Catanzaro ammesso che sia ammesso, esatto, gioco di parole, al campionato. E torniamo al discorso di dopodomani, Consiglio Federale, il Catanzaro. Andiamo avanti. Ultime due, Salernitana si è sputato giocherà il nome in di volevamo parlare anche di questa sera, di Giulianova, ce l'abbiamo fatta. Lo faremo la prossima volta. Spunta il nome di Giorgio Di Vicino e poi, sempre per quanto riguarda gli abruzzesi, ufficiale il colpo. Esatto, che era San Benedetto, ufficiale il colpo dell'Aquila. Che colpo, Giuseppe Giglio, attaccante, che l'anno prossimo andrà a giocare in rosso-blu con l'Aquila. Proveremo a parlare dell'Aquila, del Giulianova, eccolo, ma appena facciamo il nome in regia sono pronti a premere i pulsanti. Giuseppe Giglio, attaccante, e tra l'altro io ricordo proprio al Giulianova quando arrivò giovanissimo, giocava ancora pure Alessandro Battisti, certo. Quest'anno 10 gol, attaccante davvero importante, è arrivato Capparella, l'Aquila si sta muovendo ancora, sembrava potesse fare domanda di ripescaggio per la prima divisione. Insomma, proveremo a parlare dalla settimana prossima, proveremo a parlare anche, volevamo farvi ascoltare un'intervista a Gaetano Fontana, neotecnico della Sant'Egidiese, volevamo parlare del San Nicolò, di tanto, abbiamo messo in programma davvero tanto, abbiamo invece molto volentieri parlato del Chieti in abbondanza, perché è dovuto da parte nostra. Ringrazio come al solito William, che va in montagna. Sì, a prendere freddo, quando qui sto fresco. Bene al caldo. Fresco. No, freddo, perché le freddo. Sì, sì. Freddo. E probabilmente quindi. Però vado a vedere il Gaucho. Gautier, a Campo di Giove, dove c'è il Lanciano. Sì, rivedo Gaucho che ti ritroveremo martedì prossimo, è difficile, potresti saltare un appuntamento. Vabbè, però poi comunque poi tornerai. Dipendi dai miei nipoti, se me lo consento. Ma assolutamente. Alessandro Battisti, grazie. Grazie e in bocca al lupo a te per Chieti. Domani sera Chieti Ascoli, noi ci vediamo, speriamo di vederci insieme a tanta gente. Jacopo, grazie anche a te. Questa sera vediamo. Ti ho coinvolto, ti ho tirato. Esatto. Noi ci vediamo la settimana prossima, però con impostazioni diverse rispetto a quelle di stasera, nella solita. Torneremo in redazione. Tu in redazione, Forza Abruzzo. Ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci.